Ciao, qui Liprandi. Oggi vogliamo salutare il piccolo Lorenzo e sua mamma Elena che ci seguono sempre insieme. Poi salutiamo Giulia e Alessia Web Show. Allora, è il secondo video che facciamo sulla terza serie di Zomlings. Questa volta il fratellone ha portato un po' di bustine sparse. Ci sono bustine semplici con i singoli personaggi dentro e poi quelle un pochino più grosse che contengono un vagoncino del treno, credo, o forse anche la locomotiva, lo scopriremo presto. Allora, apriamoli e vediamo subito cosa troviamo dentro. Inizio con questo, il vagoncino. Dentro troviamo un mostriciattolo che è proprio carino. E una conchiglia con gli occhi strabuzzati. È semplice, ma però mi piace, è divertente. Sempre morbidosi, morbidi, molto soffici questi Zomlings. E poi abbiamo il suo vagoncino. Sono contento perché siccome con la rivista che abbiamo aperto l'altra volta abbiamo trovato la locomotiva, adesso con i vagoni facciamo veramente il trenino. Mettiamo dentro il suo passeggero allora, che si incastra sul perno, eccolo lì, è proprio un viaggio bello. Poi passiamo ad una bustina semplice adesso, alterniamo un po'. Che carino, si tratta di un bambino che suona il tamburo. Eccolo qui, mettiamo un po' a fuoco. Naturalmente con questi colori così brillanti è difficile metterli a fuoco. Gommosissimo, come al solito. E sta suonando il tamburo utilizzando delle ossa, perché non dimentichiamo che questi mostriciattoli sono tutti zombie. Vediamo se scopriamo anche il suo nome, allora. Vediamo un po', non mi sembra nessuno di questi. Poi come al solito io guardo e non vedo niente, mentre voi guardando il video scoprite tutto, perché io sono un po' ciecato. Allora, bello, niente male, mettiamolo da parte. Procediamo con l'altro vagoncino, lo apro dopo. Andiamo con un'altra bustina normale, allora, singola. Metti a fuoco, su. Ok. E qui dentro. Allora, abbiamo trovato quello che sembra una volpe, un procione forse, un animaletto di qualche tipo, sempre molto carini, bello, con un cerotto qua sulla testa, perché sono tutti un pochino malconci, sono zombie fondamentalmente. Arancione, di un arancione vivissimo. Qua in video il colore sembra un po' diverso dal vivo, è di un arancione molto brillante, mi ricorda un po' i vecchi Monsters. Bello. Allora facciamo ancora una bustina singola. Allora, mettiamo qui. Ed è un cavalluccio. Sono proprio bellini, devo ammetterlo. E c'è, guardate un po' se si vede. Vedete che c'è un piccolo teschio qui sulla sua, sul suo fianco. Eccolo lì. E poi tutte queste cuciture, naturalmente, insomma. Il nostro cavalluccio è un po' malconcio. Guardate che occhi che ha. Non sa neanche lui se si legge in piedi oppure no. Vediamo se troviamo i nomi per loro. Allora, lui potrebbe essere Nico. Non lo so, c'è un cavalluccio qua, ma non credo che sia lui. Lui è Rico, eccolo qua. È Rico il nostro cavalluccio. Fuoco su. Eccolo lì, vedete? Il numero 286, Rico. E l'altro invece animaletto era Zomfox, quindi era una volpe. Fox vuol dire volpe, eccolo qua, il nostro Zomfox. Quindi il fatto che sia arancione tutto sommato è anche abbastanza pertinente, perché la volpe ha una bellissima pelliccia rossa. Apriamo l'altro vagoncino. Il vagoncino questa volta è rosso. Tra poco, quando avrò finito di aprire le bustine, costruirò il trenino e lo farò girare tra le casette delle collezioni precedenti. Mettiamo a fuoco, ecco il vagoncino, e dentro il vagoncino abbiamo questo uccellino con la coda tutta aperta a ventaglio. In sostanza potrebbe essere un pavone, direi. Il nostro trenino questa volta è rosso, mettiamolo lì. Allora, il pavone, come si chiama lui? Chissà se lo troviamo su questo dépliant. No, qui non c'è. Allora forse nell'altro. Non so più cosa sto tirando fuori. Ecco qui.
Allora, vediamo un po'. Se qua vediamo un pavone. Eccolo qui, sì. Dindi. Il nostro è giallo, mentre quello disegnato qui è azzurrino, però è proprio lui. Dindi, il numero 260. Allora, prendiamo il vagoncino, mettiamo a bordo il passeggero, che si incastra sul perno, come sempre. A fuoco, eccolo lì. E guardate un po'. Si aggancia all'altro vagone. Proprio bello. Il trenino con due vagoni inizia già ad avere un bel aspetto. Ultima bustina della giornata. Procediamo, rullo di tamburi, mettiamo a fuoco e via. Allora. Non ho trovato nessun doppione finora, sono molto contento di questo. Ed è un altro signore che lavora alla stazione dei treni. L'altra volta abbiamo trovato il capotreno, mentre questo qui direi che non so che mestiere faccia, ma sicuramente si trova anche lui a lavorare alla stazione. Questo significa che adesso tiriamo in ballo il capotreno con la locomotiva che abbiamo trovato l'altra volta. Agganciamolo qui, allora giriamo gli altri così che guardino tutti dalla parte giusta. Girati di qui, girati di qua. Ecco il trenino. Mettiamo su, su, metti a fuoco. Prendiamo qualche casetta. Questa è la casetta della terza serie che abbiamo trovato l'altra volta. La mettiamo qui. Poi qua c'è una casetta rossa della seconda serie. Poi ci sono queste cabine arancioni della prima serie. Niente male. Ne prendiamo altre due. Facciamo il palazzo. Bellissime queste qui che si incastravano una sull'altra. Molto carine. Mettiamo altre casette. E voilà. E adesso popoliamo la nostra piccola città di zombie gommosi. E il trenino che ci viaggia in mezzo. L'idea del trenino aggiunge molto. Sono proprio carini. Poi tutto colorato così. Sono... Bah, niente. I Zomblings ci sono piaciuti decisamente. Che ve ne pare? Ciao!